sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Spirito Santo, respiro di Dio, Spirito Santo, amore di Dio, vieni dentro di noi, alimenta il nostro cuore, riempilo di te, riempilo del tuo amore, vieni Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima che invadi i nostri cuori, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, piega ciò che è rigido, sana ciò che sanguina, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 7 santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Vieni, Santo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Gesù paragona i suoi discepoli al sale, alla luce e a una casa. La parola sapienza vuol dire sapore. Il sale, la sua essenza, come la luce, è una sola, o perlomeno quella più forte, e dare sapore. Fratelli e sorelle, Gesù chiede ai suoi discepoli di dare sapore, di dare sapore a qualcosa che è buono di per sé. Noi, se mangiamo qualcosa, per quanto prelibato potrebbe essere il cibo, se non aggiungiamo il sale, è difficile gustarlo. Basta un po' di sale, non molto, non poco, il giusto. Noi avremo un qualcosa di saporito, di gustoso. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. E allora, fratelli e sorelle, il cristiano è chiamato ad essere sale della terra, ad essere un qualcosa che dà significato, che dà sostanza, che rende un qualcosa buono. E Gesù ce lo chiede fortemente, insistentemente, di essere sale. Il sale, quando viene messo su una pietanza, scompare, ma dà sapore. Noi siamo chiamati, fratelli e sorelle, a essere diversi dagli altri. Non è superbia, non è la superbia dei cristiani. Noi siamo chiamati a dare sapore alla terra, perché questa terra, ahimè, sta perdendo il sapore, perché Dio l'ha fatta saporita, ma sta perdendo il sapore. E allora ci viene dato un compito, a tutti quanti, ai pastori e ai cristiani. Gesù, tu ci dai un compito: rendere questa vita diversa, andare controcorrente, essere come i salmoni. Noi non dobbiamo essere tali quali agli altri. Se no, non abbiamo niente da dire.
niente da dire. Noi dobbiamo essere diversi, diversi nell'amare, diversi nel rapportarci agli altri, diversi nella comunione. Diceva Sant'Ignazio di Loyola, la vita non è questione di sapere, è anche il Signore, è questione di sapore. Allora, fratelli e sorelle, davanti a Lui che ha dato sapore alla nostra vita, chi può dire questo? Alzi la mano. Pochi avete avuto sapore da Dio? Pochi? Pochi avete avuto sapore da Dio? Io ce l'ho tutti i giorni. Dio mi dà sapore. Dio rende questo mio essere gustoso. Mi fa gustare la vita nella bellezza più vera. E qual è questa bellezza più vera? Quale? Apprezzare tutto, quello che io sono, quello che sei tu, quello che siamo noi. Sapere che questo mondo ormai non avverte più il sapore di Dio, dire dovunque ci troviamo, io ti darò sapore, io ti darò sapore. Di che cosa significa incontrare Cristo? Gesù, tu ci chiami a una misura alta. Noi non dobbiamo volare basso, come dice Povia, come i colombi. Noi dobbiamo volare alto, come le aquile. Siamo chiamati a dire che questa umanità davvero senza Dio non ha sapore. E allora sei chiamato ad essere sale e sei chiamato ad essere luce. E che cosa fa la luce? A che cosa serve la luce? È vero, adesso è estate, c'è ancora un po' di il sole che è ancora... Ma se entrati in questa chiesa, stava tutto al buio, non si vedeva nulla, e noi desideravamo vedere, all'improvviso ci accendono una luce e ci fa vedere, e noi riusciamo a vedere i contorni delle cose, la bellezza delle cose, la verità delle cose. Tu sei chiamata ad essere luce, perché Gesù è la luce. E una luce non può stare nascosta. Fratelli e sorelle, non può stare nascosta. Fratelli e sorelle, se Dio accende qualche luce, e speriamo che sia la nostra vita, bene, non può stare nascosta. I santi, anche quando stavano sperduti in qualche campagna, bene, sono stati luce per tanta umanità sofferente, povera in spirito. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Fratelli e sorelle, se Dio accende una lampada, non la spegniamo. Perché Dio ci chiede di essere luce. Dio ci chiede di illuminare con la nostra vita, non tanto con le nostre parole, come faccio io, ma con la nostra vita. E se la mia vita riesce a dar luce a qualcuno, ringraziamo Dio. Che io possa morire un giorno
e qualcuno posso dire: m'hai fatto vedere. Ero al buio, non vedevo, non mi lasciavano vedere. Ho chiesto la luce. Vi ricordate il cieco? Cosa vuoi che io faccia? Voglio vedere la luce. Sia fatto come tu desideri. E quel cieco vide di nuovo la luce. Gesù, fa che noi diventiamo luce. Questo è il cristiano. Essere luce per gli altri. Attraverso di te, attraverso di me, saper vedere quel Dio che è luce. Che è luce. L'avete già sentita, no? Questa sicuramente non mi sarà nuova, ma mi piace ripetere le cose perché veramente fa bene. Una luce, una sola, una che si trova in una comunità, che si trova in un paese, che si trova nel mondo, può incendiare il mondo. Può incendiare, può accendere tante candele, tante luci. Tante luci spente. Vedete qua quante lampadine abbiamo? Ne sono molte. E si paga anche un bel prezzo. Se sono spente, non servono a nulla. Ma a nulla, nulla, nulla. Se noi accendiamo una fiaccola, una sola, e la facciamo passare, vi ricordate la notte di Pasqua? Vi ricordate Gesù e il cielo pasquale, tutti con le candele spente, tutti quanti attingiamo da Lui, perché Lui è la luce. E ognuno di noi sarà luce per l'altro, fratelli e sorelle. Ognuno di noi è luce per l'altro. Questo è il cristiano. Questo dobbiamo essere, questo debbo essere. Luce per te. E tu a tua volta potrai essere luce per gli altri, a casa tua, nel tuo quartiere, sull'ambiente di lavoro, a scuola. Luce. Luce delle genti. E allora, Gesù, noi ti preghiamo stasera. Siamo stanchi, la giornata è calda, ma vogliamo essere luce e sale. Tutto il resto non ci importa. Voglio dare sapore. Voglio lasciare questa terra dicendo: Signore, ho dato un po' di sapore nel ruolo che mi compete, nel ruolo che tu mi hai assegnato. Io voglio dare un po' di sapore. Non conformatevi agli altri. Nando, che gioia. Che gioia. Adesso ti ho visto. Non ci dobbiamo conformare agli altri. No. No, no, chi vede un cristiano deve vedere un qualcosa di diverso. Cosa? La gioia, il sorriso, la felicità di essere amati nonostante il nostro peccato, nonostante le nostre fragilità, ma con il desiderio grande di amare il prossimo. Di far passare questa luce, di far passare questo sale e piano piano anche scomparire. Sì, che desiderio ho di scomparire. Nel senso che piano piano la luce, il sale passerà e si porterà sapore da altre parti, si porterà la luce da altre parti. E il mondo sarà una festa. Ci crediamo? Se ci crediamo, il mondo cambierà. Se non ci crediamo, bene, andiamo avanti. Il Signore poi saprà.
È bello vedervi, siete in tanti. Sapete che cosa significa questo? Significa che questa luce sta passando. Se ognuno di voi ha detto vicino all'amico, al fratello, alla moglie, al marito, al figlio, vieni, vieni a parlare con il tuo Gesù. Vieni che questo Dio non fa altro che pensarti dalla mattina alla sera. E lui o lei è venuto, voi senza saperlo, siete stati luce. Siete stati coloro che hanno dato un po' di sapore. Perché sapete che cosa c'è? Che quando Dio entra nella nostra vita, tutto acquista sapore, tutto ha un perché, tutto. Quando apro gli occhi la mattina, tu mi parli. Quando io faccio le cose, tu sei lì. Quando io vedo cose, situazioni, anche sofferenze, sei tu che dai sostanza, come dice un cantante, ai giorni miei. Sei tu, sei sempre tu, che dai sapore, mi dai il senso della vita, il senso, il sapore, il gusto della vita. Senza di te, davvero c'è da smarrirsi, davvero ognuno va per conto proprio, davvero ognuno cerca, sì, luci artificiali, ma non la vera luce. Mentre quando tu sei con me, vedete, vi accorgete subito quando Dio vi parla, quando Dio sta agendo, quando Dio vi manda e ti dice dai sapore e perditi, perché il sale muore nella pietanza, muore nella pietanza, ma dà sapore. E allora noi gustiamo questo piatto. Tra poco si sposerà la nostra Tonia, sicuramente ci saranno dei bei piatti. Bene, speriamo che siano saporiti, che veramente la nostra vita possa veramente dare sapore qui a Casandrino, qui nella nostra comunità, qui nei nostri paesi. Perché siamo chiamati dappertutto, all'improvviso ci troviamo da qualche parte, qualcosa, e tu senti che devi dare sapore. Non fermiamo mai nessuno che sta dando sapore, mi raccomando, non lo fermiamo, non fermiamo mai nessuno. Ognuno, Dio gli dà il suo percorso, il suo modo, il suo essere. Io devo dare sapore. L'altro, lo faccia o non lo faccia, e come lo faccia, non mi interessa. Mi interessa che io devo essere sale della terra, luce delle genti. Dopo qualche preghiera spontanea, ho messo del sale. Ho messo del sale. Voi verrete, quando ve lo dirò, in fila indiana, io vi metterò un pugno di sale e dirò il vostro nome, e qualcuno che lo non conosco, anzi, voi mi direte il vostro nome, io lo ripeterò e vi darò un pugno di sale e vi dirò: Giovanni, dai sapore alla tua vita e dai sapore alla vita dei tuoi fratelli. Prendete questo pugno di sale, conservatelo. Vedete che man mano si scioglierà con il tempo, forse, con il calore. Bene, Signore, sono io quel pugno di sale. Sono io che devo dare sapore. Spetta a me, non all'altro. Spetta a me dare sapore come padre, come marito, come figlio, come cristiano, come prete, come suora. Spetta a me. Sia lodato Gesù Cristo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore.
presenti, perché è una grandissima gioia stare tutti insieme, soprattutto lodando il Signore, perché il Signore va trovando una sola voce per pregare per quelli che non ci sono, che illumina anche loro, come loro, come Gesù ha illuminato anche me. E per questo voi dovete pregare assieme a me, come lui ci ha insegnato, soprattutto per tutti i sacerdoti, per il Papa, per i vescovi, per i sacerdoti missionari, per le sorelle missionarie, per tutti i sacerdoti, soprattutto quelli che stanno nel seminario, che devono fare un lungo cammino, soprattutto per tutte le sorelle missionarie, per i medici, gli infermieri, gli assistenti, i soldati missionari, perché ogni giorno, ogni santo giorno, perdono la loro vita e le loro famiglie e i propri figli. Preghiamo tutti insieme come lui ci ha insegnato. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ascoltaci, Signore. Adesso, con un po' di musica sottofondo, ecco, venite in fila indiana, il sacerdote vi darà un po' di sale e dirà: dai sapore alla nostra vita, dicendo il nome della persona che viene. Anna Rita, dai sapore alla nostra vita. Antonio, dai sapore alla nostra vita. Maria, dai sapore alla nostra vita. Rosaria, dai sapore alla nostra vita. Assunta, dai sapore alla nostra vita. Pino, dai sapore alla nostra vita. Palmira, dai sapore alla nostra vita. Vittoria, dai sapore alla nostra vita. Grazia, dai sapore alla nostra vita. Giacomo, dai sapore alla nostra vita. Maria, dai sapore alla nostra vita. Giuseppe, dai sapore alla nostra vita. Crescenzo, dai sapore alla nostra vita. Pascolina, dai sapore alla nostra vita. Marisa, dai sapore alla nostra vita. Andrea, dai sapore alla nostra vita. Giacomino, dai sapore alla nostra vita. Anna, dai sapore alla nostra vita. Anna, dai sapore alla nostra vita.
Gianluca, adesso pure la nostra. Maria, adesso pure la nostra. Elisa, adesso pure la nostra. Che pensa pure a noi. Carlo, dai sapore a noi. Alessia, dai sapore a noi. Giuseppina, dai sapore alla nostra vita. Anna Maria, dai sapore alla nostra vita. Antonio, dai sapore alla nostra vita. Camillo, dai sapore alla nostra vita. Alessandro, dai sapore alla nostra vita. Alessandro, dai sapore alla nostra vita. Maria addolorata, dai sapore alla nostra vita. Orso, dai sapore alla nostra vita. Sandro, dai sapore alla nostra vita. Nunzia, dai sapore alla nostra vita. Giovanni, dai sapore alla nostra vita. Assunta, dai sapore alla nostra vita. Angie, apri la mano. Allora te lo do a te, per lei. Maria, dai sapore alla nostra vita. Giuseppe, dai sapore alla nostra vita. Elisabetta, dai sapore alla nostra vita. Sapore alla nostra vita. Maria, dai sapore alla nostra vita. Angela, dai sapore alla nostra vita. Giovanni, dai sapore alla nostra vita. Maria, dai sapore alla nostra vita. Sapete, dai sapore alla nostra vita. Si vedrà che Dio. Fabrizio, dai sapore alla nostra vita. Antonio, dai sapore alla nostra vita. Milena, dai sapore alla nostra vita. Nicolino, dai sapore alla nostra vita. Mariarca, dai sapore alla nostra vita. Dai sapore alla nostra vita. Francesca, dai sapore alla nostra vita. Angelina, dai sapore alla nostra vita. Assunta, dai sapore alla nostra vita. Canta che 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 canta
sia pure il nostro. Rosa, lei sia pure il nostro. Luigi, lei sia pure il nostro. Melania, adesso è pure la nostra vita. Tony, adesso è pure la nostra vita, in questa nuova vocazione. Margherita, adesso è pure la nostra vita. Rosa, adesso è pure la nostra vita. Maria, dai sapore alla nostra vita. Melania, dai sapore alla nostra vita. Dai sapore alla nostra vita. Susanna, dai sapore alla nostra vita. Rosa, dai sapore alla nostra vita. Luigi, dai sapore alla nostra vita. Don Antonio, dai sapore alla nostra vita. Angelina, dai sapore alla nostra vita. Mario, dai sapore alla nostra vita. Margot, dai sapore alla nostra vita. Nando, dai sapore alla nostra vita. Sergio, dà sapore alla nostra vita. Anna, dai sapore alla nostra vita. Davide. Andrea. Davide, dai sapore alla nostra vita. Andrea, dai sapore alla nostra vita. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi con Dio Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. La benedizione di Dio.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ringraziamo il Signore per stasera, ne siamo in tanti, ma siamo ancora pochi. Pregate perché nel mese di luglio, poi vedremo, forse verso il 13 luglio, se non mi sbaglio, se è volontà di Dio fare un'adorazione in mezzo alla piazza, chiudendo la piazza. Casandrino deve far sapere agli altri che siamo adoratori di Gesù e Eucaristia. Santa notte.